Nell'estate del 1953 fu annunciato che una bomba atomica di fabbricazione ignota era esplosa in località imprecisata, fuori del territorio degli Stati Uniti. Dopo breve tempo si comunicò che la fissione atomica, secondo i rilevamenti scientifici, era avvenuta in area remota, nelle acque del Nord Pacifico, fra la punta estrema delle isole giapponesi e il circolo polare artico. Questa è la storia di tale esplosione. C'est quelque chose pour le monde entier, professeur Mantel. Oh, voilà un bien grand mot pour mes recherches. Je n'avais rien copié de votre discours. Il sera typé immédiatement après et... Professeur Mantel, sono McLeray dell'Herald Tribune. Oh, sì, molto lieto. Ho sentito che lei va a Vienna per parlare alla Federazione Centroeuropea degli Scienziati. Il che è esatto. Leggerò un saggio sull'emissione dei neutroni e la collisione dei nuclei. Grazie, sarà presente, professor. Qualche membro della Commissione Americana per l'Energia Atomica? Ne dubito. Vogliano scusarmi, signori. I passeggeri a destinazione di Genève sono venuti a presentare alla douane, controllo dei chambres e alla police, muni de leur billet, de leur carte d'embarquement e de leur passeport. Ceci vient d'arriver à l'instant. Du professeur Vronsky. Il l'ha envoyé à l'autre adresse. Tu l'as traduit toi-même? Oui. J'ai l'original dans ma serviette. Nous en parlerons tout à l'heure dans l'avion. Tu es contrarié? No, pas du tout. Oh, professore, mi scusi, c'è qualche punto che dovrebbe chiarire. Professor Montel, dites-nous quelque chose. Vous confirmez ou bien vous refusez? Bisogna avoir une copie d'autre discours. Lor signori dovranno scusarmi, l'aereo è in partenza. Chi è la ragazza? Je ne le sais pas. Dis donc, tu la connais toi? Non, aucune idée. E toi? No. Diamo lettura del giornale radio. Ultime notizie. Il professor Montel, famoso fisico nucleare, è scomparso nel corso di un viaggio a Vienna. La sparizione del professor Montel è un mistero per la polizia.
Fonti autorevoli rivelano oggi che il vincitore dell'ultimo Nobel è il quinto eminente scienziato presumibilmente svanito dietro la cortina di ferro. Montel è stato visto l'ultima volta all'aeroporto internazionale di Vienna. Continuano le congetture sulla destinazione del professor Montel. Sono trascorsi 10 giorni dalla scomparsa dell'illustre scienziato e tuttora la polizia è incapace di... Professor Montel è verschwunden. Ist ja furchtbar sowas. Le autorità sono ormai convinte che il professor Montel non fu rapito e che la sua sparizione fosse parte di un piano preordinato. Funzionari dell'aeroporto di Vienna dichiarano che lo scienziato era provvisto di passaporto diplomatico. Ormai da 4 settimane continuano le ricerche del professor Montel. È interessante notare che mentre l'avvenimento ha riempito le prime pagine dei giornali negli Stati Uniti e in ogni altra parte del mondo libero, la Pravda, portavoce ufficiale dell'Unione Sovietica, ha finora mancato di segnalarlo. Filippo? Vengo. Caporale Lee Shuttle? Presente. Signor Ronnie McDougall? Sono io. Signor Franklin Meredith? Jones! Guardi che si sbaglia, io mi chiamo McDougall. È il ritratto di un ufficiale che ho conosciuto quando ero sui sommergibili. Oh, mi dispiace. Il signor McDougall? Sì? Mi chiamo Eddie. Le sue istruzioni. C'è fuori un tassì che lo aspetta. L'autista sa dove andare. Tassì numero 63. Numero 63. Ok. Meglio che aspetti. No, devo andare. E se mi servissi ancora, dove posso trovarti? Come ti chiami? Eddie. Signor McDougall? Sì. Entri, prego, e mi segua. Attento agli scalini. Anci Kappenborn. Giola. Ora non mi dica che si chiama Eddie anche lei. Eddie è la parola d'ordine. Io sono Okada Fujimori, comandante Jones. Ho molto piacere di conoscerla. Grazie. Cominciavo a pensare di essere cascato dentro un romanzo giallo. È un poco dimagrito. Già, sono a dieta. Il capitano Taylor sarà più in carne, eh? Dov'è? Mi duole dirglielo. Il suo amico è morto. Morto. Il suo apparecchio precipitò rientrando da una spedizione. Nessun superstite. Volare non gli era mai piaciuto. Perché voleva che venissi qui? Cos'erano quei $5,000? Un acconto per un lavoro che secondo Taylor lei ci avrebbe fatto. Acconto? Sì. Quando comincio? Senza far domande? Perché farne? Se per te il lavoro mi calzava, deve essere tranquillo. Qualcuno potrebbe non giudicarlo molto tranquillo. Si accomodi.
Signori, il comandante Jones. Il signor McAuliffe. Piacere. Piacere. Il colonnello Schumann. Piacere. Il signor Ellisuor. Piacere. Lieto. E il professor Montel. Montel, lo scienziato? Sì, mezzo mondo si affanna a cercarla, professore. Dicono che ha sgomberato oltre cortina. Come ha veduto, la cortina è solo una porta. Benvenuto. Grazie. Ah, mica male come piede a terra. E lor signori che articolo trattano? Il nostro articolo è l'indagine. Indagine di carattere scientifico. Condotta sulle isole disabitate del Nord Pacifico nelle acque neutrali fra il mondo libero e la cortina di ferro. Le nostre deduzioni ci fanno credere che una di queste isole, non sappiamo quale, signor Jones, sia stata adibita ad arsenale per armi atomiche. E il suo amico Taylor andò volontario in missione di ricognizione per accertarlo. Volontario? Sì. Gratis. Gratis. Ebbe allora l'incidente? Non fu un incidente. L'apparecchio fu abbattuto. Questa fotografia fu rinvenuta nella sua macchina fra i resti dell'aereo incendiato. Dopo 30 anni di navigazione ci rimette la pelle per una fotografia. È gratis. Ognuno dà alla vita un proprio scopo, signor Jones. E dà un suo prezzo alla morte. Questo fu il prezzo del capitano Taylor. Qui non c'è niente, professore, a parte le pietre. Io non direi. Prolunghi queste linee. Potrebbero essere delle costruzioni a volta. E noti questa. Potrebbe essere parte di una pista in cemento. Senta, sentite, per non perdere del tempo. Esattamente che paese rappresentate voi altri? Noi rappresentiamo molti paesi, in forma del tutto privata. Siamo scienziati, ex statisti, tecnici e tutti volontari, che agiscono indipendentemente per una causa comune contro un comune nemico. Come privati cittadini, noi possiamo condurre questa indagine su una base scientifica, senza tema di violare le acque neutrali. E se quello che sospettiamo fosse fondato, allora renderemo pubblici i nostri accertamenti. E che vantaggio porterebbe? Il vantaggio di stabilire una verità. Non pensa che una prova concreta preciserebbe una volta per tutte e l'identità e le intenzioni dell'aggressore? Che ne so. Ma io che carta sono in questo gioco? Vogliamo che comandi una nave in un giro di ispezione delle isole. Che tipo di nave? Un sommergibile. Ci risulta che 4 volte durante la guerra lei ha comandato una pattuglia di sommergibili in servizio d'avvistamento proprio in questa zona. E se ricordo, fu estremamente attivo in queste acque combattendo contro il mio paese. Stavolta il nemico è diverso, signor Jones, ma le acque sono le stesse. Lei ha già ricevuto $5,000. 20,000 in valuta americana saranno depositati per suo conto in una banca di sua fiducia. Per condurre il professor Montel in quell'isola. Avrà altri $20,000 in premio se lo riporterà incolume con tutte le informazioni che cerca. Sì, ma il sommergibile è volontario anche lui? Non siamo certo andati a prenderlo in un deposito di rottami. È un sommergibile giapponese recuperato. Di che classe? I-203. Bidoni, una volta ne ho avuto uno di poppa per 6 ore. Taylor l'aveva visto? Sì. Aveva cominciato a ripararlo? Sì. Ad armarlo? Signor Jones, lo scopo della nostra missione è l'indagine scientifica, non il combattimento. Professore, sarò io il comandante? È chiaro. Allora armiamo il sommergibile, sempre che lei voglia tornare a casa intero. Anche l'equipaggio è un residuato? Abbiamo reclutato dei volontari, gente d'esperienza. Vi saranno 2 scienziati a bordo, il professor Montel e il suo assistente, professor Gerard. Non siamo certi di quale isola si tratti. Ma è sintomatico che una nave, il Shanklin, ha incrociato in questa zona già svariate volte con carichi di cemento e di metalli pesanti. Ora sta caricando a Tianjin. L'ultima volta che ho inseguito una nave prendevo $650 al mese e dovevo pagarmi le uniformi. Va bene. Però voglio ai posti chiave gente che sia già stata con me. Ce li nomini, li prenderemo. Sì, ma come me, eh? Per contanti. Se è necessario. Come ho detto prima, signor Jones, ognuno dà un proprio scopo alla vita e un suo prezzo alla morte. Spero per tutti noi che questo sia un bon voyage.
Voi lì, date un po' una mano. Ho già troppo da fare. Va bene. Tu, Mendoza, aiuta un po' là quel siluro. E già impensato io. Ho fatto ufficiale. So, cioè, un almirante. Signor Newman, per te. Fanfarò maldesido, maldesido in macco también. Se speras che te presto oído, madrado estás. Poi mi dirai come sta quella batteria. Bene, comandante. Ancora. Forza, ragazzi, forza, dai. Piano ora, piano, ancora, piano. Fermi adesso. Ora spolverate lì la sedia. Salta bene così. Non te lo fai mai un bagno? Ma sta zitto tu. Sta zitto, è tutto qui il tuo vocabolario? E poi perché hai piantato la lotta libera? Perché ho capito che era disonesta. Forse è disonesta? Forse è disonesta perché c'è chi per non perdere peso non si lava. Chissà quanto pesi tu. Ehi, ci sono le valvole incatastate. Cosa? Le valvole non girano. Dila da un'altra parte. Ah, tutta la rovescia. L'avete persa sì la guerra con questi sommergibili. Comandante? Sì. Quello Welles, sa fare? È il miglior macchinista d'Australia. Preferivo Wilbur. Già. Con i motori nelle mani di Charlie Wilbur sul Boffin, dormivi fra due guanciali. Ho saputo che l'hanno promosso. Sì, mi hanno detto. Comandante, il periscopio numero 2 non funziona. Che cosa? Non ci capisco un accidente. E il numero 1? Non l'ho visto. Manda su, Walter. Comandante, c'è il professore in torretta. Vuoi mandalo giù. È il padre priore di questo convento. Se non vi è faccia nuova, non dite niente. Dottor Postore, la camera di lancio di prua. Salve, professore. Benvenuto a bordo. Comandante. Tentiamo di rimettere insieme questo bidone con un po' di sputo e parecchio sudore. Ma forse ne verremo a capo. Comandante. Che c'è? Qualcosa di storto? Mi duole, ma uno del suo equipaggio non potrà partecipare alla spedizione. Ma non erano a prova di setaccio? Di questo non ci fidiamo. Chi è? Il caposilurista Revnik. Ah, beh, uno scelto da voi. Era tanto che volevo dirvelo. È una crapa. Avete riveduto le bucce anche ai miei? Scrupolosamente. Anche le sue. Va bene, sbatto subito a terra Revnik. Bravo. Holter, senti. È lei il rimpiazzo di Revnik? Signori, vi presento il professor Gerard, mio assistente e mio braccio destro. Piacere. Denise, questo è il comandante Jones. Comandante? Tanto piacere, professore. Beh, se lo avessi saputo vi avrei fatto uno sconto. Ragazzi, questi professori vengono insieme a noi come passeggeri. Cosa? Hai capito. Ma dico, dai numeri, non si portano le donne sui sommergibili. Senti, nonno, non tirarmi fuori la vecchia corbelleria di marina delle donne che portano scarogna. Dalle un'occhiata. Che ci trovate di male? Niente. Assolutamente niente. Ah, portano tutte scarogna, per tradizione. Tu vuoi, j'ai eu tort, je n'aurais pas du temps. No, tu n'as pas eu tort, tu as besoin de moi. Senti, comandante, ci ho ripensato, scaricami. Va bene. C'è qualcun altro? Avete 5 minuti per decidervi e ricordate, se occorre posso rimpiazzarvi tutti fino a uno. Comandante, su me non contare. Ein Fräulein in einen unter der Boote, das habe ich nicht gehört. Mit so vielen Fräulein im Volksturm? È stato il dia che chieri offenderle in alemà. Io no sto aquí para insultar ninguno. Hablo español. Capisco il vostro pensiero. Secondo voi sono solo una donna. Ma sono anche uno scienziato. E non pessimo. E non sono un solo scienziato che non appartenga al vostro sesso. Siamo molte. Come la dottoressa Letteur, che ha avuto parte importante nel perfezionamento della bomba atomica. Come Madame Curie, che ha scoperto il radium. Io sono cresciuta nei laboratori. Per tutta la vita ho lavorato con uomini. E mai li ho incalciati. Né loro hanno disturbato me. Il professor Montel ed io abbiamo molto da lavorare. Molto.
E vi sarò tanto grata se eviterete che la mia presenza sia causa di un piccolo ammutinamento. Mi piacete. Mi piacete tutti. E io farò del mio meglio per piacere a voi. Come scienziato. Ehi, accidenti, che discorso per una donna! Non è una donna, è uno scienziato! C'è un sacco da fare, sveglia! Salve, signor Fujimori. Professore, dov'è il suo assistente? Lei è pronto a salpare? Glielo dirò domani, dopo le prove di immersione. Non ci restano più domani. Il Changlin ha salpato da Tianzi mezz'ora fa. Deve partire subito. Vorrà scherzare. Sono appena 2 settimane che lavoriamo. Troppo c'è da fare ancora intorno a questo secchio. Lei deve salpare entro stanotte. E le prove di immersione? Come profano, posso suggerire di fare le prove di immersione durante la navigazione? Dei circa 100 modi di giocarsi un sommergibile, lei ne ha scelto uno fra i migliori. Non abbiamo ancora guardato i tubi di lancio. Sapete che significa, se i portelli non sono stagni, essere fregati? Deve partire stanotte. Ok, la gita la pagate voi. Devo rischiare? Non lo vorremmo, comandante, però si richiede. Va bene. Mi basta che il professore sappia che gioco viene a giocare. Dopo un aereo vi darà la posizione del Changlin. Con segnali ottici o per radio? No, troppo rischiosi entrambi. Vi lancerà il messaggio in mare. Questo contiene il codice. E questo è il programma degli appuntamenti. Oh, senta un'altra cosa. Io voglio delle direttive dettagliate, precisanti i limiti della mia autorità. Sono qua dentro, comandante. In mare lei ha il comando assoluto. A terra il comando passa al professor Montel. Le auguro buona fortuna. Grazie. Questo è il momento migliore, signor Newman. Andiamo a quota periscopica. Signor sì. Assetto di immersione. Immersione. È meglio che si metta là. Grazie. Professor Gerard, qua la mano. Attenta alla testa. Grazie. Benvenuta. Si sieda qui. Comandante, assetto periscopico soddisfacente. Benone. Yoto! Comandante. Aiuta Wells con quelle tabelle di funzionamento in giapponese. Vada, comandante. Tutto a posto nella camera di lancio di prua. Prova di profondità. Si controllino tutti i servizi. Signor sì, comandante. Ecco, questa è la prova di cui parlavamo oggi, professore. Ora? Ora. E non sia nervosa. Se ci spacchiamo in due non se ne accorgerà neanche. Stia tranquilla, andrà bene. Posiamoci sul fondo, Newman. Approvati di 2 gradi. Ricezione negativa. Ricezione negativa. Oh, grazie, Chinley. Caffè, professore? No, grazie. Lei caffè? No, grazie. Sessanta metri, comandante. Meglio reggersi, professore. Thank you.
vediamo se torna a galla. Riportaci in soffitta, Newman. Assetto di immersione. Pronti per l'emersione? Pronti per l'emersione. Emersione. Emersione. Aria ai doppi fondi. Aria ai doppi fondi. Come vanno le casse d'emersione? Sono vuote. Vuota la rapida emersione, vada all'assetto. Non si muove. Deve muoversi, l'abbiamo controllata. Beh, questi segni non li capisco, dovrò provare tutte le valvole. No, aspetta. Yoto, vieni qui a spiegarci questi sgorbi giapponesi. Posso tradurli io. Qui dice apertura dell'aria alla rapida. Cosa? Apertura dell'aria alla rapida. No, avanti, prova. Arriva aria alla rapida. Bene, grazie. Ok, portaci all'aria. Comandante? Sì? Tutto a posto, Mendoza? Alcuna anomalia alle riduttrici, ho preso notte. Ok. Fa un giro d'orizzonte. Tutto libero, comandante. Luci rosse. Periscopio. Per favore, professore. È per abituarsi all'oscurità sua e notte. Apri il portello, Holter. È stata un cannone a tradurre quei segni, professore. Grazie. Mademoiselle Gerard è glottologa. Che cosa? È laureata in lingue orientali. Oh, très bon. Tre buon. Periscopio. Lieto di averla a bordo, professore. Lieta d'esserci, comandante. Comandante, il professor chiede se può uscire a prendere un pochino di aria. Quale professore? Quello con la barba. Ah. Ehi, va bene. Vieni sulla ruta 355, motori avanti tutta. Sì o sì, comandante. No, non le servirà l'ombrello, la barca non fa acqua. Non c'è mica da preoccuparsi. Prende quasi a tutti un attacco di claustrofobia alla prima immersione. Non è claustrofobia, comandante. È la constatazione che finalmente la nostra missione è iniziata. Se mi avessero detto 6 mesi fa che oggi sarei stato su un sommergibile in pieno Nord Pacifico in cerca di una base atomica segreta, non ci avrei mai creduto. A chi lo dice? Beh, a proposito del suo assistente, professore, com'è che una ragazza di quel genere è andata a confondersi con la scienza? Essa proviene da una famiglia di scienziati. È stata una bimba prodigio. A 13 anni era al liceo, a 21 aveva già una cattedra e oltre all'intelligenza ha la volontà. E crescendo si è trovata addosso altri prodigi, eh? E questo è il più bel sommergibile che sia mai stato costruito, l'USS Boffin. È quello dove siamo stati insieme io, il capocannoniere, Dagbot e il comandante. Bello, vero? Oh, sì, è bellissimo. E c'è un'altra bellissima cosa. Tutta la vita ho sperato di trovare una ragazza che si chiamasse Denise. Oh, lei la troverà certamente. L'ho già trovata. Vede, non ho messo tempo in mezzo per sapere il suo nome. Sì, Denise è sempre stato il mio nome preferito. Non l'avevo mai incontrata, ma sentivo che prima o poi... Guardi, dal momento che l'ho vista ho detto: Broski, ci siamo. Sicuro, me lo sentivo che l'avrei incontrata una Denise. D-E-N-I-S. Non si faccia abbindolare. L'ho visto io scriversi Denise sul braccio. Guardi. Animale, lo hai voluto. Arrete, arrete, vous êtes fou. Oh, ti smettetelo. Fermo! Oh,
Lo dicevo che portava Iella, si scazzattavano per la ragazza. Ma non per colpa sua, è ubriaco. Lei sta bene? Sì, sarà un po' spaventata. A lui pensa tu. Oh, aspetti che l'aiuto. Vediamo. Sono veramente spiacente, professore. Quell'ubriaco è stato un rimpiazzo di fortuna. È in gamba, ma beve. Mi dispiace. Tutto fuorché questo avrei voluto provocare. Io me l'aspettavo prima o poi. Ora faccia vedere. Fortuna che il dente è sempre lì. Non si innervosisca, nessuno vuol mangiarla. Non crede che dovrebbe curarmi il medico, se è necessario? Il medico ha il suo da fare con quei due gorilla. E poi non potrebbe farle niente più di me. Oh, l'ha tutta impiastrata di morchia. Ecco fatto. Sa cos'è il giornale? Sì. Ah, sì? Sono tenuto a scriverci dettagliatamente tutto quello che accade. È per il signor Fujimori. Oh. Com'è cominciato? Stavo rivedendo dei miei appunti quando Broski mi ha mostrato il petto. Mostrato il petto? Sì. Ah. E dopo? Poi si è tolta la camicia. Oh, senti. Voleva farmi vedere il tatuaggio. No. Era un bel tatuaggio. Non ne dubito. Bellissimo. Ma è arrivato l'ubriaco e glielo ha cancellato. Ecco, dica, si è preso dei passaggi? Passaggi? Ha cercato di baciarla. Sì, lo ha fatto. Ah, sì. E lei l'ha arpionato? Cosa? Ha reagito. Come? Vuoi credere che già ne avessi perso? Fermi il disco. Parli da cristiana. L'ho schiaffeggiato. Ah, sì. Mi dica, questo dopo che l'aveva baciata? Sì. Prima no. Ma io non capisco. Ecco, vede, professore, io devo essere sicuro che il mio rapporto sia esatto. Non posso scrivere... Comandante, questo rapporto è per il signor Fujimori o per lei? Andiamo. Una bimba prodigio dovrebbe essere in grado di capirlo. Non crede? Sì? Sì. Au revoir, professore. State a sentire. Non voglio più baruffe, siamo intesi? Se so che qualcuno fa l'imbecille con quella ragazza, io personalmente lo sbatto fuori bordo attraverso un tubo di lancio. Comandante, è sempre un segreto dove andiamo. Talloniamo un carico fino a un'isola del Nord Pacifico. Per affondarlo? Facciamo due passi sull'isola, diamo un'occhiata e poi via. Questa è una spedizione scientifica. Sì, ma comandante, cosa andiamo a cercare sull'isola? Dei quadrifogli. E se a quelli dell'isola non quadrasse? Sentite, lo so che vi pizzicano le manine. Ma le userete solo se avrete da difendervi, quindi buoni. Oui, c'est bien ce que je pensais. Il faut placer la bombe atomique à l'intérieur de la bombe hydrogène pour obtenir une chaleur assez intense. Est-ce que le carbon 14 peut contaminer l'air sur une grande étendue? C'est difficile à prévoir parce que... Tiens, quelqu'un a soigné ta lèvre. Qui ça? Le capitaine Jones? Ce que je ne comprends pas, c'est que la bombe atomique... Je ne savais pas qu'il était docteur aussi, le capitaine Jones. Tu m'excuses? Mais bien sûr. Je suis fatiguée. Ah oui. Je vais me coucher. Bonne nuit. Bonne nuit. Da-d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 a
professore. Era calda l'acqua, professore. Caldissima, grazie. Voulez-vous fumer un cigarette? Cosa? Sto parlando francese. Oh. Voulez-vous fumer un cigarette? Oh, vuol dire voulez-vous fumer un cigarette? E io che ho detto? No. Fumer. Fumer. No, no, no. Porti avanti le labbra così. Fumer. 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 Ora sarà meglio che vada. Grazie. Vedrai che un giorno mi arrenderò e mi farò baciare. Buongiorno, comandante. Voleva parlarmi? Perché non mi ha svegliato quando è passato l'aereo? L'ho lasciato dormire. Sapevo che era stato in piedi per 24 ore. Non ha pensato a quanto poteva essere importante quel messaggio? Ma certo. Mi sono accertato che non lo fosse, decifrandolo da me. Come vede, porta soltanto che il Changling non ha mutato né la rotta né la velocità. Sapevo che era di nessuna importanza. Professore, non ha pensato che io sto seguendo una rotta che praticamente ci ha fatto perdere 2 ore? Sono confuso, comandante. E credo di aver imparato qualcosa. Me l'auguro. Se le interessano le conversazioni, usi il citofono, è più semplice. Questa conversazione preferivo non sentirla, ma ero qui per vedere lei. Ok, ma visto, ho da fare ora. Sono da molti anni con il professor Montel. Non avevo mai sentito nessuno trattare così uno dei più grandi scienziati nel suo campo. Il campo del professor Montel non è comandare un sottomarino catorcio, tocca a me. Se tanta ignoranza è necessaria, io mi auguro che questo sia un viaggio molto breve. Perché voleva vedermi? Je ne plus rien à vous dire, vous comprenez, c'est clair? Quel grossier personnage, quel brut! Yoto! Signor Zee? In avvenire, quando arriva qualcosa su questa barca, chiamate me, anche se qualcuno dice che non occorre, hai capito? Signor Zee. Aggredirti in quel modo, ma cosa credi? Il comandante aveva ragione. Questo non esclude che nessuno. No. Te ne prego. Stavolta aveva ragione. Possiamo stare sul ponte? Certo, si accomodi. È prossimo l'appuntamento con l'aereo. Avanti, Charlie. Questa è roba sua. Un amico ci segnala che il Changkling trasporta un inconsueto tipo di capsula 61G, firmato Fujimori. Cos'è una capsula 61G? La carica per far esplodere un'atomica. Comandante, il radar segnala oggetto in avvicinamento. Rilevamento 355 gradi. Velocità? Non saprei, però viene di fretta. Distanza? 3.800 yards. Forse il Changkling ha visto il nostro segnale e ci insegue. Periscopio! Sommergibile. Un cosa? Ma non era una spedizione scientifica? Lo è, perciò ci andremo prudenti. È inutile sgrugnarsi finché non serve. Si è immerso e ci sta ascoltando.
Perciò ha smesso di pigolare. Cosa significa? Vuol dire che si trastulla coi siluri aspettando che emergiamo. Altre 24 ore avremmo finito di aggiustare i tubi di lancio. Lo vedi di lì? No. Giocheremo anche noi a rimpiattino. Come va l'idrogeno? È salito al 3%. Emergere qui sarebbe un rischio. Bisogna prima correre. Professore, voi tornate ai vostri appartamenti. Manda giù! Si è sempre di poppa, comandante. Come va con l'idrogeno? 4% e sta salendo. Emersione! Ok, Charlie. Attention. Attention. Merci. Sarà meglio che non andiate sul ponte. Va bene, non ci andrò. Il comandante si arrabbierà anche se vi trova qui, in camera di manovra. Siede, professore, prenda un po' d'aria. Grazie. Avete identificato il sommergibile? No, ancora non l'abbiamo visto. Sono andato in coperta appunto per questo. Possibile che ancora non si veda? L'abbiamo sentito. Tieni pronto l'armamento del pezzo. Cosa? Lo so, noi non cerchiamo grane, ma saremmo pazzi a non prendere precauzioni. Pronti per il posto di combattimento. Tenetevi pronti ad armare i pezzi. Che faccio con i siluri? Lo sai che non abbiamo controllato i tubi, puoi farci una croce. Dove si trova, Yoto? Distanza 1500. Adesso scantona o viene a galla. Eccolo, comandante. Salgono in coperta. Chiedi loro dove siamo. Perché non armiamo subito il pezzo? No, appena vedono qualcuno intorno al pezzo ci scaraventano un siluro addosso. Cosa dicono? Vogliono sapere chi siamo e che facciamo qui. Di che siamo una spedizione scientifica privata in rotta per l'Artico. Dicono che vogliono venire a bordo. Prendiamo tempo. Di che non comprendiamo. Chiedi di ripetere il messaggio. Poi, Pau! Ha messo un colpo di prora. Insisti a chiedere di ripetere. Mettili la prora addosso. Rotta 001, ai posti di combattimento. Pezzo in punteria. Paola!
ponte! Sgombrate il ponte! Pronti per l'immersione! Chiudete il portello! Coltello! No! No! Via! La mia mano! Ecco! Ah! Ah! Come ho detto? Che schifo ha detto? Niente di grave. Giù, portatelo giù. Ehi, ragazzi, venite qua, datemi una mano, presto! Imbarchiamo troppa acqua, non ci reggiamo. Appruati e adagiamoci sul fondo. Immersione rapida. Ci hanno lanciato un altro siluro. Due pesci in meno nel loro canestro. Fermate tutti i motori, silenzio assoluto. La pompa non funziona. Formate una catena di buglioli e buttate l'acqua nella camera motori. Si avvicinano, comandante. Ci vengono addosso. Tengila! L'ho perduto. Non lo sento più, nessun suono. Che ne dici, comandante? Dico che sta facendo il nostro stesso gioco. Attenti a quell'acqua salata, non vogliamo del cloro nella stanza motori. Aspetta. E buttatela in sentina. Comandante, e sto caldo ci massacra. Apriamo i ventilatori. Se ci sentissero non avresti più da pensare al caldo che ti massacra. Allora, un piccolo quadro della situazione. Abbiamo i siluri, ma i tubi non sono in condizione di lanciarli. E gli amici parcheggiano sul fondo come noi, aspettando di pescarci col sonar. Con l'idea di spedirci altri grissini. Quindi è questione di chi può reggere di più senza aria, i gialli o noi. Muovendo per primi, il rischio è che sia l'ultima mossa. E siamo carichi di idrogeno. Potremmo esplodere. C'è solo un punto a nostro vantaggio. Possiamo risparmiare ossigeno stando zitti. È tutto.
niente? Niente. Risparmiamo elettricità. Luci rosse. Tieni gli orecchi aperti. Sta tranquillo. Mi scusi, comandante, d'essere stata così sciocca. Zitta, risparmi il fiato. Lei ha dovuto usare il coltello. Se non lo avesse fatto, saremmo morti tutti. È stanca. È meglio che vada in cucetta a riposare. Coraggio. Io voglio dirti... Non parlare. Comandante, sta male il vecchio. L'ho riempito di iniezioni, ma è ancora scioccato ed ha perduto troppo sangue. Se non prende un po' d'aria subito, avremo in carico un professore solo. Una vita che vale 50.000 dollari. È una vita che merita un po' d'aria. Iotto, dacci un po' di luce. Ragazzi, qui la va o la spacca? Se si scansa il primo paio di siluri, c'è una speranza. Io preferisco crepare boccheggiando che essere sbriciolato da un siluro.
Mettendo in moto la pompa, può partire una scintilla. Forse incendierà l'idrogeno, forse no. Se no, salteremo senza avere il tempo di dire oi. Auguri a tutti. Avete sentito? Signor, sì. È in queste occasioni che si parla coi santi. Cessato pericolo d'esplosione, passa la parola. Aumenta piano i giri. Signor, sì. Rumore al minimo. Signor, sì. Avanti tutta 1.30. Governa su quota 42 metri, signor Newman. Signor, sì. Aumento di velocità. Rilevamento 240 gradi. Tutta barra dritta, dirigi sul fianco. Pronti a speronare. Pronti a speronare. Distanza 120. Rilevamento 10 gradi. Tutta barra a sinistra. Portati a 57 metri. 57 metri. Pronti a speronare. Tutta immersione rapida! Thank you.
Va meglio, professore? Sì, grazie. Bravo. Ora respiri una bella boccata d'aria. Senti meglio? Sì, per una pacifica spedizione scientifica non potrei star meglio. Hai brutta faccia. Fa vedere la lingua. So that I can hop around, not fencing me in a freeze. Let me have a little house made of bamboo mat. Oh, please not putting fence around where I am at. Or needing lots of room so I can swing in cat. Not fencing me in, let me have a tree so the birdies will make a nest and I can have in bird nest soup. It's all real cool, man, just set me free way out yonder and I'll be an independent nincompoop. These are the end, Jackson. I want to awake in the morning when the grass is dewy, watch my little woman while she cook a chop a suey. Having fence around me is a lot of a hooey, not a fencing me in. Oh, is it toi? Jamais l'amour de toi. Je vais l'amour et l'amour, je vais l'amour et je... Imparo il francese. Cilli l'ha imparata così quella canzone americana. Perdi il tuo tempo, figliuolo. L'amour de toi. Dov'è l'altra carta? Sul tavolo. Salve. Salve. Beh, se questa musica disturba, gliela faccio piantare. Oh, no, mi piace la musica. Oh, questa? Mm-hmm. Come va la mano, professore? Bene, comandante, come vede. Bene, complimenti. E lei come sta, professore? Bene, bene, grazie. Evviva, lo sa che comandante, io... Venga in coperta, un'isola prora via a dritta. Scusate. Chance. Proprio non capisco. Le informazioni dei nostri agenti non possono essere errate. E invece ho un rilevamento di radioattività normale. E si lamenta? Oh, non mi fraintenda. Non chiedo di meglio che convincermi che i nostri sospetti sono infondati. Allora sgombariamo. Qui non c'è altro che una guarnigione da due soldi e qualche cisterna di benzina. È un gran peccato non poterci parlare. Abbiamo concetti diversi, ma in fondo siamo tutti esseri umani. Andiamo! Ma Newman! Perduto! L'hanno colpito alla testa! Andiamo via! Giù! Prendi il riflettore!
togliamoci dai piedi. Gatti gialli! Dammi una mano, fissalo sul canotto. Professore, voleva parlare con questi esseri umani? Gliene ho preso uno. Bagnatevi gli indumenti. Staranno setacciando tutta la zona per trovarci, ma ancora non li senti, eh? Neanche un gabbiano. Ehi, dottore, sicuro che questa porcheria che mi fai mettere addosso non si mangerà il tatuaggio? Di cosa ti preoccupi? Puoi fartene un altro. Oh, sei pazzo? È il mio piece de resistance. Il tuo piece di che? È francese, lo sto imparando. L'espace? Troppo hai da imparare. Comandante, il professor Montel lo desidera in infermeria. Altro caffè? No, grazie, Chen Li. Questo è magnifico. Vuole me, professore? Sì. Denise ha tradotto i documenti del prigioniero. Si chiama Hosin. È un pilota diretto all'isola di Kevlok, in missione speciale. E allora? Kevlok deve essere l'isola che il capitano Taylor fotografò. Cosa glielo fa credere? Difficilmente un pilota sarebbe mandato in missione su un'isola senza pista d'atterraggio. E come sa, Kevlok è la sola isola di tutto questo arcipelago il cui nome è sulla carta. E dovrebbe trovarsi a nord della nostra attuale posizione. E secondo lei cosa dovremmo fare? Mi sembra che la risposta sia ovvia. Non per me, professore. Cosa vuol dire? Solo che una volta lei disse che ognuno dà un proprio scopo alla vita e dà un suo prezzo alla morte. Beh, il mio scopo di vita ora sono 50 pezzi e non ho più voglia di rischiare il collo. Ha tanta importanza un collo, comandante? Tanta, quando è mio. Che razza d'uomo è lei? Le pensons jamais che a lui mette. Basta, vediamo di parlare in modo da capirci tutti. Sono un uomo d'affari. Forse per due portabandiera come voi sarò un mercenario, va bene. Però ho rispettato i miei impegni contrattuali. Il patto era di seguire il Changling fino all'isola, scaricarvi e riportarvi a Tokyo e nessuno ha mai parlato di una seconda isola. Per quello che mi riguarda, la missione è compiuta. Si torna a casa. Qualche obiezione? Sì. Odio impormi da autorità. Ma quando occorresse, lo farei. Io non volevo arrivare a questo. Ma dato che lei ha nominato il contratto, lo studi attentamente, comandante. Troverà un paragrafo attestante che io, ed io soltanto, potrò decidere quando la missione è compiuta. E per me, comandante, la missione sarà compiuta dopo che io sarò stato a Kevlok. Avrò avuto modo di studiare l'isola e sarò tornato a Tokyo. Yoto! Signor, sì. Dirigi verso nord. Nord. Mai sentito? Traccia una nuova rotta per l'isola Kevlok. È sulla carta. Signor, sì. Da
Donne-moi donc ce rapport que je t'ai donné ce matin, veux-tu? Tu l'as là? Oui, mais il n'est pas complet. Tu as mal? Non. Tu t'es fait mal? Non, non. Ok, professore, andiamo. Che cosa? Il ginocchio. Beh, stamane mi ha detto che era a posto. Stamane? Un momento e andiamo. Niente da fare, sarebbe d'impiccio. Entro domani passerà, ne sono mi sicuro. Mi dispiace, domani voglio aver cambiato rione. Questa è una polveriera. Il a absolument raison. Nous ne pouvons rester ici plus longtemps. Qu'est-ce que je peux faire? Laisse-moi y aller à ta place. Nous n'avons pas le choix. Tu le pourrais, en effet. Mais moi, je ne peux pas te demander d'aller courir un danger pareil. Ce n'est pas toi qui me le demande. Un momento, che succede? Di che state parlando? Comandante Jones, la mia assistente verrà insieme a lei. Cosa? È sufficientemente addestrata al rilevamento e alla identificazione degli elementi radioattivi, se ve ne saranno in quest'isola. E lei glielo permette? Fate eccezione di me. Il professor Gerard è il solo membro di questa spedizione che sia all'altezza di questo incarico. Ah, pazzi, tutti e due. La condurrà sull'isola e seguirà le sue istruzioni come avrebbe seguite le mie. Denise resta a bordo, punto e basta. Non è mai stato il suo forte eseguire gli ordini, è vero, comandante? E questo in base a che cosa lo dice? Giusto in base a quello che sta pensando. Sta qui a occhi aperti. Potrei portare la roba al professore. Esegui gli ordini e non discutere. Sono un sacco di porte. Forse abbiamo trovato quello che cercavamo. Guardi il Geiger, sembra impazzito. Può significare una cosa sola. Questo è il suo... Cosa dicono? Cercano un certo Lanfo. Uno di loro. Nascondiamoci finché non se ne vanno. Andiamo. A che alludeva con quel discorso di me e degli ordini? Al suo stato di servizio.
In guerra lei è stato un ottimo ufficiale, a parte un difetto. Continui, sono affascinato. Sapeva dare ordini, però non prenderne. Beh, senta, io lo so di cosa sta parlando, però un soldato non si giudica da quattro righe di note caratteristiche. Quei disgraziati filippini erano tagliati fuori, senza munizioni e senza acqua. Non potevo starmene in panciolla e farli crepare. Sapevo che il fondo era minato, ma calcolai di infilarmi e uscirne senza uno sgraffio. Così eseguii i miei ordini. Persi il sommergibile. 26 uomini. Ma se capitasse lo rifarei. Scusi, mi dispiace. Ho fatto male ad accennarne. Fa niente, acqua passata. Va bene così? Bene. A cose fatte, se ritorniamo, che rotta piglia? Cosa? Dico, che cosa farà? Torna a Parigi, immagino. È la mia città. Già. E lei? A cose fatte, che rotta piglia? Non lo so. Non c'è mai stato a Parigi? No, mai stato. Le piacerebbe. Piace a tutti gli americani. Bisogna muoverci. Se ci incastriamo qui, non ne usciamo più. Vediamo se c'è un'altra via di uscita. Su. Lei resti qui, torno subito. Tenga. Non le servirà, ma a volte guardarla è un conforto. Torno fra un minuto. Nehaishima. Di qui.
Andiamo. Presto, di qui. Presto. Andiamo. C'est une certitude. Les calculs atomiques enregistrés sont exactement ce que tu as prévu. Il n'y a pas d'erreur possible. Questo conferma i nostri timori. La reazione atomica è inequivocabile. Non ci arrivo. Insomma, non capisco perché ci fosse quel bombardiere sulla pista. Che ci fa un B-29 in una base aerea straniera? Non mi quadra. Senta, non ha detto che quell'ufficiale che abbiamo preso sull'altra isola era d'aviazione? Sì. Un maggiore. L'ha mai interrogato? Inutile, ho provato. Non gli si cava una sillaba. Oh, grazie. Cilli, hai parlato con quel prigioniero cinese? Ma qua? E tu, Gugianfan? Gommela. Gore mi chinko, ok? Chiro mi chinko, mola? Non ha visto il prigioniero. E il prigioniero non ha visto lui. Holter, trova quel microfono portatile e piazzalo in camera di lancio. Portaci il prigioniero e sprangacelo. Assicurati che non veda il microfono. Bene. Tu dagli una mano. Su, andiamoci a cambiare. C'è da lavorare. Ha già un piano? Voglio venire a capo di questo rebus. Vieni, Cinli. C'è un lavoro per te. Piazzate il microfono? Sì. Ok. Dunque, lei è sicura che Cinli abbia capito bene cosa deve dire? Che ha detto? Che farebbe qualsiasi cosa per lei. Vuole che lo colpisca in faccia. Per essere più creduto. Holter. Vuole che faccia lei. Dice che da lei non sentirà male. Colpito troppo forte? Stai bene? Cosa dice? Dice... il prigioniero può essere molto astuto. E deve crederci. Vuole che lo colpisca... più forte. Scusami, Cinli. Avanti, portatelo di là. Prenda. Se la metta.你唔知，你梗知啦。我话唔知嘅，你咁大话。听，
Sembra incredibile. Che dicono, comandante? È la porcheria più grossa di questo mondo. Vogliono buttare una bomba atomica sulla Corea o sulla Manciuria e dar la colpa agli Stati Uniti. Decolleranno domani all'alba su quel bombardiere camuffato. Ha scoperto il trucco! Fate attenzione. Ora io andrò all'isola solo e mi piazzerò proprio qui, all'entrata di questa caverna. Voi starete in vedetta a mezzo miglio dalla pista in questo punto, in modo da vedere col periscopio il mio segnale. Il bombardiere andrà lento, carico come sarà di carburante. E quando vi darò il segnale, due brevi, due lunghe, due brevi, vorrà dire che l'aereo decolla. Così avrete il tempo di emergere e di sparare. Sparate con ogni arma a bordo. Sparerete tutti. Quell'apparecchio deve essere cancellato dall'aria. Appena l'avrete colpito, scaraventatevi sul fondo e restateci, perché succederà il finimondo quando toccherà l'acqua. C'è una baia nella punta nord, questa. Là mi nasconderò. Domani, se alle 20 spaccate, vi farò tre segnali, prelevatemi. Se non mi vedete, virate e andate a casa. Obiezioni? Io proibisco questa follia. Proibisca quello che vuole, professore, ma quell'apparecchio non deve sganciare. È già abbastanza orribile tornare a Tokyo con la terrificante conferma dei nostri sospetti. Non possiamo assumerci la responsabilità di compiere un atto di guerra, a parte ciò che proviamo. Noi siamo dei civili. Io sono responsabile di questa spedizione e le ordino di riportare questo sommergibile subito a Tokyo. Me ne frego di lei e della sua spedizione. C'è un bombardiere nemico camuffato da bombardiere americano. Scodellerà l'uovo più grosso della storia e dirà che la frittata è nostra. Questo non mi piace. Quindi fin da adesso, professore, faccio la mia spedizione. Comandante, il canotto. Beh? Sparito, e con lui Montel. Perché non l'avete fermato? Siamo arrivati tardi. Era sul ponte con la ragazza, ce ne siamo accorti quando era già a largo. E Denise? In coperta. La prego, non tenti neanche di fermarlo. Perché non l'ha fermato lei? Non aveva che da strillare. Conosce il suo piano, lo effettuerà.
È il suo ordine. È questo il guaio di voi geni che vi vengono questi lampi. Ora andrà tutto a carte 48. Lei lo sa che l'isola è un formicaio di soldati. Lo sa anche lui. Perché ha fatto prendere a quel bravo vecchio la scorciatoia per il cimitero? Non sarà uno dei soliti professori, io ci credo, sarà un padre eterno nel suo campo. Ma è vecchio e inerme e ha combattuto solo con le formule. Dovrebbe saperlo, ha lavorato sempre con lui. Insomma, che razza di donna è lei? Non ha nessun sentimento. È mio padre. Cosa? È mio padre. Oh, scusami. Denise, non potevo sapere. Ha detto che aspettava a lui andare, non a te. Scusami. Certo, ha avuto un bel fegato. Quel che non capisco è il perché di tanto mistero. Perché non ce l'ha detto che era suo padre? Questo può essere il prezzo di avere un padre famoso. Non ha voluto avvantaggiarsene. Ha voluto affermarsi per conto suo e ce l'ha fatta. E per il vecchio è un orgoglio. Ancora nessun segno di lui? No. Ancora no. Il segnale. Posto di combattimento, emersione. È meglio che tu vada giù. Ti prego. Va bene. Su, forza, ragazzi. Coraggio, Willy! Presto, fate presto! Joe, sbrigati! Come stai, Denise? La bomba deve essere esplosa su di noi. Riportaci in rotta. Quota periscopica. Quota periscopica. Tutti i servizi riferiscano su danni e feriti. Sull'isola.
casa. Ognuno dà un suo scopo alla vita, signor Jones, e un suo prezzo alla morte.